A poche ore di distanza dal ritiro di un secondo lotto di dosi avvenuto nelle marche, è arrivata nel pomeriggio di ieri dall'Agenzia Italiana del Farmaco la notizia dello stop in via del tutto precauzionale e temporaneo dell'utilizzo del vaccino AstraZeneca su tutto il territorio nazionale. Il governatore della regione, Francesco Acquaroli, aveva quindi comunicato nella serata di ieri la sospensione di tutti gli appuntamenti già fissati per la somministrazione AstraZeneca, che interessavano le nuove vaccinazioni sia per i cittadini over 80, sia per il personale scolastico docente e non docente, sia per le forze dell'ordine. Le nuove date per le vaccinazioni, ha proseguito il governatore, saranno rese note ai cittadini interessati dal servizio sanitario regionale dopo il pronunciamento e le decisioni che arriveranno dall'Agenzia europea per i medicinali. Garantite invece tutte le sedute di richiamo per gli anziani che nelle scorse settimane avevano già ricevuto la prima somministrazione con Pfizer o Moderna, come confermato anche dal primo cittadino pesarese Matteo Ricci in seguito alla comunicazione arrivata dall'Asur. Proprio questa mattina infatti il centro Monaldi, sede della campagna vaccinale pesarese, ha accolto come da programma tutti gli over 80 regolarmente prenotati per ricevere la seconda somministrazione. Insieme a loro però, come riferito anche dai volontari della protezione civile presenti sul posto, ai cancelli del Monaldi sono state diverse le persone che si sono presentate per ricevere la prima dose di vaccino, ignare di quanto annunciato ieri in seguito alla sospensione totale di AstraZeneca. Alcune di queste, giunte anche da altri comuni, hanno lamentato la mancata comunicazione della cancellazione della seduta da parte degli enti preposti, mentre altre non avevano visionato l'avviso regolarmente arrivato del rinvio dell'appuntamento. Disagi che non hanno comunque compromesso lo svolgimento dei richiami, per i quali nella mattinata odierna non sono state riscontrate criticità o ritardi rispetto agli orari assegnati. Stamattina Facciamo il secondo giorno di richiamo perché prima era sabato. Oggi è il secondo giorno di richiamo. Ci abbiamo qualche problemino perché, avendo ritirato AstraZeneca, alcuni oggi era il primo vaccino. Di conseguenza, avendo ritirato quello, siamo, non siamo in condizioni di appunto, avere i vaccini. Li dobbiamo rimandare via. La gente capisce, sta andando tranquillamente comunque. Il Pfizer è arrivato regolare stamattina, tutto, quello tutto regolare. Stiamo andando benissimo con i richiami. Ci abbiamo avuto quell'altro problema, ma eh, non, è, non dipende. Da noi. noi abbiamo oggi, domani, dopodomani, poi la prossima settimana, tutta la settimana. Questi sono i richiami perché quelli che abbiamo iniziato 20 giorni fa sono arrivati, è il momento di fare i richiami perché è tutto il Pfizer che si fa dopo 21 giorni. Le scorse giornate qualche criticità anche sui ritardi e sul sovraffollamento qui a Monaldi, questa mattina la situazione è tranquilla? No, stamattina è tranquillissimo, stamattina fila tutto liscio, senza nessun problema, finiamo anche prima dell'orario perché noi abbiamo una sessantina all'ora, però la gente siccome la prima volta venivano tutti all'inizio dell'ora e c'era assembramento, adesso quelli che vengono per la seconda volta hanno capito il funzionamento vengono scalionati, non c'è fila, come arrivano vanno dentro, perciò non c'è neanche 5 minuti di fila. Mi raccomando, voglio mandare un messaggio alla gente magari che si guarda di compilare gli stampati anche per il richiamo, perché molti arrivano qui, si trovano in difficoltà, ci sono degli stampati che avete compilato la prima volta e da compilare anche la seconda per il vaccino.